commerciale, chiaramente in collegamento ed in stretta sinergia con i reparti territoriali normalmente dedicati al controllo del territorio. La prima domanda che può sorgere è: perché operazione Faraone? Perché il Faraone era chiamato uno di questi soggetti inseriti nel gruppo, nella banda, chiamiamola in maniera impropria, ancorché non avesse la vera e propria direzione, comunque era un soggetto che emergeva in più rispetto agli altri. Gli episodi che prendiamo in considerazione sono 18, commessi nella provincia di Imperia prevalentemente e nella provincia di Venezia tra il maggio del 2016 e l'ottobre del 2016. Vi occupate di cronaca locale, quindi potete vedere tra i vari obiettivi che sono stati colpiti alcuni che hanno, la cui effrazione, la cui violazione ha destato ovviamente un particolare allarme. Non ero ancora qui, ma i ragazzi mi parlavano della spaccata di Poverto, della spaccata alla gioielleria di Ponte d'Asco, della spaccata di distributore Eni e di altri episodi che comunque troverete anche elencati nel comunicato, che sono stati particolarmente violenti con conseguenze non dal punto di vista fisico ma con conseguenze ovviamente patrimoniali anche importanti. La banda oggi siamo in grado di descriverla a questa maniera. Quindi Moldavi, nell'ordinanza che ha disposto la questione cautelare, il CIP riferisce che hanno dimostrato determinazione ed elevata professionalità. Erano estremamente mobili sul nord Italia, avevano veicoli propri, veicoli prestati da terzi, usavano ovviamente veicoli rubati e si spostavano a piedi, si spostavano in treno per le lunghe tratte e si spostavano anche a piedi per andare a colpire da qui per via a Onelia, scollinando proprio nottetempo su sentieri di passaggio. Alloggiavano in appartamenti chiaramente affittati, alloggiavano in camping e alloggiavano in bed and breakfast. Queste circostanze sono state per noi molto importanti. I colpi venivano eseguiti chiaramente non sotto casa ma a una distanza anche rilevante rispetto al luogo dove pernottavano. Arrivavano qui, si fermavano qualche giorno, si fermavano un giorno e andavano via, tornavano il giorno dopo. Si sono fatti 2 settimane di vacanza pura, quindi potete immaginare il lavoro che c'è stato dietro per seguire queste persone anche quando erano qui libere senza delinquere. Il metodo, la raccolta e l'analisi di tutti gli elementi che venivano via via riferiti dai reparti territoriali che intervenivano sul posto, che raccoglievano le luci, la visione di una marea di filmati, di telecamere di sorveglianza, letture targhe e quant'altro, il censimento degli alloggiati e poi attività tecniche ovviamente di polizia giudiziaria e attività di PC tradizionali, quindi osservazione, controllo e pedinamento. A questo il corollario, e anche per questo che i ragazzi di uniforme sono qui, dei servizi di controllo del territorio, perché se si va in una certa zona ovviamente bisogna cercare di saturarla e quindi per poter dare una risposta coerente a quella che è la domanda investigativa. Tutte queste attività sono andate in parallelo e in parallelo si sono pian piano sciolte, perché voi immaginate che se io vado a censire 10.000 targhe, so che questi, dico un numero così, ma siamo... So che questi arrivano da fuori, quindi devo togliere le targhe locali, devo vedere auto intestate a stranieri oppure auto intestate a persone che sono in una certa zona, capire quali sono i collegamenti tra queste persone e andare poi a verificare col censimento degli alloggiati e per capire se questi soggetti erano qui in quel particolare momento. Quindi è stato un puzzle grande e complesso. Questa mattina l'ho chiamata day off, giorno libero, questo è il tipico giorno libero dei soggetti coinvolti, quindi viaggio a Venezia,
vai sulla spiaggia, fai la serata nel lounge bar con piscina, ti fai ritrarre col panorama alle spalle, cioè questi di giorno non facevano assolutamente nulla e di notte, tutte le notti, lavoravano, per così dire, sugli obiettivi che avevano scelto. Foto degli obiettivi. Come potete vedere, il lavoro reso ancora più difficoltoso dal fatto che questi fossero completamente avvisati, portavano guanti, avevano radio portatili per comunicare, rubavano il veicolo a poca distanza, usavano quel veicolo per sfondare la porta dell'obiettivo piuttosto che per caricare armati oggetti importanti e poi via. Durata dell'azione a dir tanto 3 minuti. Esatto. Fortunatamente, la mettiamo così, i soggetti, grazie a quell'attività di analisi, ricerca e PG tradizionale, sono stati individuati e sono cominciati ovviamente i servizi di osservazione, perché queste persone dovevano essere esattamente tanto identificate e collocate in qualche posto nel territorio nazionale, perché ovviamente essendo soggetti irregolari la loro posizione sul territorio nazionale era pressoché arriviamo al momento saliente dell'operazione, quando si è avuta contezza che il gruppo fosse finalmente insieme, i militari del gruppo investigativo, in stretto collegamento, se mi devo spostare prima, in stretto collegamento con i colleghi di Venezia, hanno deciso di operare. Hanno operato a Venezia sull'obiettivo indicato che è l'Opticron, quindi questi sono stati sostanzialmente presi in flagranza, perché sfondato l'obiettivo con macchina rubata è iniziato, uno di questi si è allontanato a palla, inseguimento di 90 km da Venezia a Montebello Vicentino, potete immaginare come sono gli inseguimenti di questo tipo, il soggetto a Montebello Vicentino perde il controllo del veicolo, non si cappotta ma finisce, come vedete, in una cunetta e lì viene preso. Altri due soggetti sono stati trovati a bed and breakfast a Venezia e sono stati presi immediatamente dopo. Un quarto soggetto, che nel frattempo si era allontanato e aveva raggiunto Parma, è stato preso a Parma. Per rendervi conto della difficoltà che abbiamo, hanno i ragazzi talvolta nell'operare, questi sono gli attrezzi che queste persone si portano in giro. Quindi voi comprendete bene che quando un militare, un carabiniere, un poliziotto si trova a fronteggiare questi soggetti, ha a che fare con questo tipo di materiale e deve quindi adottare tutte le cautele necessarie per poter portare a casa pelle e veda. Quindi non è il cacciavitino, non è la cosa, non è più un discorso. Qui c'è veramente uno spessore importante dal punto di vista criminale. Queste sono le persone che sono state arrestate, come vedete sono decisamente giovani, moldavi. Stati giudicati? Come? Giudicati erano. Uno aveva qualche cosa, ma ce n'è uno in particolare che mi sembra questo che era decisamente interessante. Che reati sono stati contestati? Ditemi se devo tornare indietro su. I reati contestati sono furto aggravato e continuato, ovviamente, recitazione, possesso e produzione di documenti falsi e resistenza pubblico ufficiale. Resistenza pubblico ufficiale data da un contesto che vedremo tra breve e data dal momento della fuga in cui c'è stato lo sfondamento della barriera autostradale, eccetera, eccetera, eccetera. Ho voluto inserire questa frase che il GIP ha inserito in ordinanza per dare proprio idea di quale fosse il loro reale modus operandi. Nessuno di loro ha praticato il territorio italiano in cui fa incursione.
uccidere soltanto al fine di commettere reati contro il patrimonio. Questi di questo vivevano. Il soggetto in basso a destra delle fotografie, nel corso delle indagini, nel corso della captazione, è stato controllato due volte da forze di polizia e in quelle due volte si è dato alla macchia. In una occasione ha anche spinto l'agente, l'operatore che lo stava controllando, ed è scappato. Perché? Perché questo soggetto, che aveva ben quattro identità, era destinatario di un mandato d'arresto europeo della Norvegia per furti. Quindi comprendete che si tratta di una serie di soggetti che sono decisamente mobili non solo sul territorio nazionale ma sul territorio europeo. Nel novero dell'operazione è stato denunciato un'altra persona di sesso maschile straniero, ritenuto responsabile di un voto di parte dei furti che abbiamo elencato, e una donna straniera è stata denunciata per favoreggiamento nei confronti